Hello everyone! È prestissimo, quindi ho la faccia da sonno e la voce da sonno, è ancora buio fuori e sto andando in aeroporto. Sto partendo, vado in un posto un po' random, però mi serviva. Questo per me è un vlog speciale, perché torno a vloggare dopo tanto tempo. Ormai sono un bel po' di mesi che non vloggo. E quindi ho deciso di fare il mio primo vlog in italiano, forse, perché non lo so, per festeggiare questo mio ritorno. Sono in ritardo, ci vediamo in aeroporto. Non posso parlare perché sto in aeroporto, ho la mascherina e non mi vedete. Ma vado in Danimarca, poi dopo vi dico meglio. A dicembre. Questo viaggio è nato così, perché io ero sul sito della Ryanair, guardavo un po' le offerte e ho visto questi biglietti a 5 euro andata e 5 euro ritorno per questo paesino della Danimarca. Questo era un po' di tempo fa, ho deciso comunque subito di comprare i biglietti, di fermarli e poi ho pensato, male che vada, ho sprecato 10 euro, ne vale la pena. Questo periodo, non so se è il periodo migliore per viaggiare in Danimarca, nel senso che fa freddo ma non freddissimo, le temperature vanno dai 3, 2, 1 grado, meno 1, meno 2, non un freddo glaciale, e il sole tramonta verso le 4, quindi sì, non c'è tutta la giornata di sole, ma non ci sono neanche pochissime ore di luce al giorno. Alla fine ho deciso di partire, ma ho deciso di non fermarmi a Billund. Ragazzi, prima impressione, non c'è la neve. Mi immaginavo che ci sarebbe stata la neve e che avrei visto tipo la neve dall'aereo, invece non c'è. Zero. Seconda impressione, Billund, dove sono atterrata, conta 6.000 abitanti e quindi immaginavo che sarebbe stato un aeroporto minuscolo, invece è un aeroporto decente, da fuori, cioè, si capisce che è un aeroporto. Allora, io sono atterrata a Billund, però poi ho deciso di spostarmi per trascorrere effettivamente la mia mini vacanza a Odense, che è la terza città più grande della Danimarca, anche se conta 200.000 abitanti, forse perché ho pensato sarebbe stato un po' più divertente, un po' più piena di cose da vedere, e quindi dall'aeroporto ho dovuto prendere intanto un autobus. Ok, finora è stato molto facile, nel senso autobus facile da prendere, ho raggiunto la stazione tipo in 30 minuti e adesso devo prendere un treno e il treno sarà tipo un'ora. Ok, apprezziamo i dolci danesi. Qui ero in stazione, mentre aspettavo il treno ho deciso di pranzare, alla fine ho preso un panino, però ragazzi possiamo dire che se c'è una cosa famosa della cucina danese sono forse i loro dolci. Allora ragazzi, vi devo assolutamente raccontare questa cosa che è appena successa. Mi sono fermata, ho davvero 10 minuti per mangiare un panino. Praticamente non c'è nessuno qua. È abbastanza vuoto come caffè, no? C'era un signore davanti a me, poi c'ero io. Mi avvicino alla cassa e la ragazza mi dice: ce l'hai il numerino? Io: no, non l'ho visto. Devi andare a prendere il numerino. Io ho fatto due passi indietro, ho preso il numerino e sono tornata e ho mostrato il numerino. Ma c'è tipo il curry. Oh, fatemelo dire romano. Proprio buono sto panino. L'uovo e i gamberetti, tipo una salsa strana col curry. Ho un po' di tempo per parlarvi, un pochino. Tra l'altro la camera è bellissima, appena ho fatto il check-in, il ragazzo del check-in ha fatto: ho delle buone notizie, c'è stato un upgrade per la tua camera, ti abbiamo dato una camera più grande, quindi io tipo, wow. In realtà non è grandissima, però va bene. Allora, sono qui in Danimarca, perché ho deciso che volevo un po' distrarmi. So che non è il momento magari migliore per viaggiare, però avevo proprio bisogno, dopo che comunque ho passato tanto tempo in Italia. Voi lo sapete, io poi lavorando da casa, se non faccio anche queste cose, per me è proprio difficile staccare con la testa, no? In tantissimi me lo state chiedendo: ma dov'è Brian? Ma dove sta Brian? Che state facendo? Perché non fate Italian Breeze? Ragazzi, in questo momento non mi va di rispondere alle domande o di entrare troppo nello specifico. Ci sarà il momento giusto per quello.
Però apprezzo chi continua a guardare i video pur rispettando questa privacy che voglio in questo momento tenere abbastanza per me. Comunque, in Danimarca, io non so molto della Danimarca, ci sono stata una volta quando avevo tipo 12 anni per 2 giorni a Copenaghen, quindi non conosco il danese, non conosco le usanze, molto la cultura, quindi è proprio tutta da scoprire. So che si mangia presto e che la vita è abbastanza tutta presto, quindi sta già diventando buio e sono le 3:50 e già sta diventando buio. Quindi direi che tra poco, quasi quasi, io esco, mi faccio un giretto in centro e poi stasera vedrò, magari mangerò da qualche parte. Anche se quel panino era bello grande. Ho visto un supermercato e mi ci sono fiondata perché avevo dimenticato il dentifricio, quindi dovevo assolutamente comprarmi un dentifricio e già che c'ero ho dato un'occhiata intorno. Io adoro andare nei supermercati, mi diverte proprio tanto vedere quello che ci sta da mangiare, che salse c'hanno, i prezzi. L'unico problema è che io non sono brava a fare la conversione dalle corone danesi in euro, quindi in realtà non è che capisco bene quanto costino. Però mi sembra un bellissimo supermercato, molto carino, non so se è caro. Ragazzi, mi sa che questi sono i sughi pronti. Guardate quanto sono grossi, cioè... Ma che ci fanno? Prima impressione, devo dire, mi piace, è carina Odense. C'è un grande spirito natalizio, mi sembra, cioè ci sono tipo luci ovunque, non ci sono tantissime persone, qui sono tipo nella strada più affollata di Odense, quindi questo è il massimo della vita, mi sa, da quello che ho capito. Però secondo me, anche se tanti punti di attrazione, tipo tanti parchi, magari sono chiusi in inverno perché fa davvero troppo freddo, anche se adesso io non sto morendo dal freddo, secondo me prima di Natale è un buonissimo periodo per venire a vedere Odense. Come mi sa che quella è una chiesa famosa, ci vado domani. Ho trovato questo localino carinissimo e fanno anche cucina tipica danese. Vi faccio vedere un pochino il menù. Questo ristorante devo dire che aveva dei prezzi molto onesti anche rispetto alla concorrenza, con antipasti che andavano dagli 11, 12, 13 euro, i piatti principali che partivano dai 16 fino a 20, 22. La cucina tradizionale di Odense prevede molto pesce e molto pane, il pane quello tipico loro danese. La cucina era piccolina così a vista e come antipasto ho preso questi gamberetti, che erano praticamente gamberetti sconditi lessi, con delle bruschette e una salsa d'aglio. Ma devo fare la bruschetta? C'è una cifra d'aglio? Buono, è antibatterico. Buonissimi gamberetti lessi. L'antipasto non era male, quasi sano se non si mette troppa salsa. E come piatto principale? Ok, ho preso la rissa, salmone, gamberetti. Ma è sul pane, c'è il pane. Qui ancora non lo sapevo, ma praticamente ho ritrovato questo piatto tantissimo. Loro fanno questo pane loro danese con sopra pesce, carne e uova. Ieri in realtà, dopo quella cena così leggera, ero parecchio morta, tipo food coma. Mi sono scordata anche di darvi la buonanotte. Però oggi è il primo giorno vero a Odense e c'è questa specie di... Non è pioggia, cioè la gente non mette neanche l'ombrello. Però se tengo la videocamera in mano, dopo un po' è bagnata. Oggi voglio vedere la casa di Andersen, perché Odense è la città natale di Andersen. E voglio un po' girare proprio la città. Sono tutta bardata, ho anche questi cosi per le orecchie che sono fantastici. Io le preferisco al cappello. Andiamo. Vabbè, io mi fomento perché diciamo che se ho visto prima dei posti simili a questo, non è che ci abbia mai passato troppo tempo. Cioè sì, sono stata nel nord Europa, però sembrano case finte. Cioè non so se la gente ci vive davvero, ma è brutto se mi affaccio a una finestra. Ma ve lo dico io, lì sembra che ci vivano. Qui c'è una persona. Cioè sono fomentatissima perché sembra di stare tipo agli Universal Studios.
Che poi posso dire, io non ci compro mai niente nei mercatini di Natale. Tipo mi fomento, sono fighi, ma non ci compro mai niente se non da mangiare. Tipo voglio un pretzel o una bomba alla crema. Ragazzi, ho fatto un grande errore. Non ho ritirato, io sto solo con la carta di credito e quindi non mi posso prendere niente perché non so se accettano carta di credito per un bicchiere di cioccolata calda. Boh. E niente, ho detto che andavo a vedere la casa di Anderson, ma in realtà è passata in sordina perché sono stata rapita dal mercatino natalizio e dal quartiere lì carino. Poi sono andata a vedere le due chiese importanti di Odense. Questa è quella più importante, la chiesa di San Canuto, anche se in realtà a me è piaciuta di più quell'altra dentro. Ok, ho ritirato finalmente dei soldi danesi, guardate come sono fatti. Questi saranno tipo 20 e qualcosa euro. Sono, faceva freddissimo oggi, quindi sono un po' provata dal freddo, adesso fa caldo perché sono in questo pub a mangiare tipo il piatto tipico danese che è, non lo so pronunciare, smørrebrød, pane con la roba sopra, e io ho preso uno tipo di aringa e uno di un altro tipo di pesce, l'alternativa era la carne, ma sembrano buonissimo, faccio vedere. Questo qui era il mio preferito perché aveva un sapore agrodolce, sì, aspro e molto dolce in realtà con la salsa, e questo era un filetto di pesce fritto sempre con il pane sotto e una salsa sopra. Allora, con i soldi di prima ho comprato due cose che sono due dolci tipici forse danesi, che sono, allora, oh, sono caldi questi, sono caldi, una specie di treccia che sembra una ciambella fritta. Vi dirò, avete presente i cronuts? Dona croissant? Quasi, è un impasto di una ciambella molto pastoso, abbastanza dolce ma non troppo, molto fritto. Non mi dispiace, ma me la finisco. Queste sono Yule bolle, che è tipo una palla di Natale. Secondo me è una specie di pangocciole. Ed è un pangocciole molto più buono però perché è fresco almeno. Essenzialmente un pangocciole, posso continuare a mangiare. Passeggiando ho trovato questa piccola ricostruzione storica gratuita, principalmente per i bambini, dove ti facevano vedere come in passato vivevano, come si facevano le candele, eccetera, eccetera. Carino. È blu. Mi sta guardando. Ho parlato con quel Babbo Natale blu e mi sono avvicinata e gli ho detto: ma tu sei Babbo Natale? E lui mi ha detto sì. E io ho detto: perché sei blu? E lui ha detto: perché tradizionalmente, se vai indietro, Babbo Natale non era solo rosso, era blu, giallo, verde, poteva essere di tutti i colori, anche rosso. E poi gli ho detto: io ho sentito, ma non so se è verificata questa cosa e non me l'ha detta Babbo Natale adesso, che poi Babbo Natale è diventato rosso specialmente per la Coca-Cola. E poi gli ho chiesto: perché c'è una candela in testa? E lui mi ha detto: perché nella tradizione danese Babbo Natale si avvicina alle porte delle case dei bambini e origlia, e se il padre è contento del bambino allora entra e rende le luci dell'albero ancora più illuminate, se invece non è contento perché il padre gli sta strillando allora non entra e quindi l'albero di Natale non brilla. E gli avevo detto che l'avrei raccontato nel vlog, quindi l'ho raccontato. E qui mi prenderete per pazza. Io ho trovato su Facebook questo evento, questa competizione di skateboard. Non sapevo neanche bene dove fosse, quante persone ci sarebbero state. Però ho detto: ma dai, su, sono curiosa, voglio vedere cosa fa la gioventù danese qui a Odense. E quindi io ci sono andata. Preso coraggio, ho aperto la porta e mi sono messa a sedere al lato. Ho cercato di parlare con i danesi ed erano tutti molto gentili, però non continuavano la conversazione. Quindi o era l'ambiente, che era un po' tipo circolo esclusivo, o magari era strano vedere una turista in un circolo sportivo nella periferia di Odense. Chissà. La colazione all'hotel per me rimane sempre uno dei più grandi piaceri di quando viaggio. Oggi voglio andare a vedere un castello, proprio un castello che sembra tipo quello delle fiabe, che in realtà non è vicinissimo a Odense, è tipo a un'oretta di distanza, devo prendere un treno e poi uno o due autobus mi sa. Però qui tutto, tutto,
Tutto chiude alle 5, quindi devo arrivare abbastanza presto, cioè devo sbrigarmi. E fa abbastanza freddo, ma poi c'è questa pioggia, che tipo non è pioggia pioggia, ma mi bagna, non lo so. È fastidiosa e c'è tipo tutti i giorni. Ma questo è un film horror. L'autobus mi ha lasciato qui davanti a questo vialone, mezzo che piove, e devo camminare fino a un castello lontano. Però è fantastico. Devo solo trovare un ombrello, ma mi sembra fantastico. Sono troppo contenta di essere qui. Beh, ma è chiuso. Ditemi che non è chiuso. Allora, il castello è chiuso in realtà, ragazzi. Cioè, sono venuta fino a qui e il castello è chiuso. Però c'è tipo una parte aperta che non ho capito qual è, e il giardino. Quindi penso che sarò principalmente in giardino. E visto che piove e io ho la pelliccia, ho deciso di comprarmi questa busta di plastica, che non ha neanche le braccia, a quanto pare. Così è aperto e costa tipo 15 euro. Una cosa che mi è piaciuta era questo labirinto nel castello. Ovviamente, essendo inverno, non rendeva al massimo, però devo dirvi che ci ho messo un po' per uscire. E poi c'era questa esposizione di cose tipo moto, macchine, cose da campeggio. Non so, erano delle esposizioni anche molto belle, fatte bene, di cose che io in teoria non collego a un castello. Non capisco bene che posto è questo. C'era un labirinto, dei giochi per i bambini, un castello, delle esibizioni. Non capisco. Scusi, c'è un bagno? Vabbè. Raga, poi prima ho fatto una cavolata. C'era uno scivolo, era bellissimo, era grande. Ho detto, ma sì, dai, non mi sembra bagnato. E sono scesa sullo scivolo. Ho tutto il sedere bagnato. C'ha tutto il sedere bagnato e sto cercando un termosifone che ho trovato in questo bagno. E adesso mi voglio sedere tipo 5 minuti sul termosifone. Io non sto capendo questo posto. Non ho risolto col sedere ancora bagnato. Non posso togliermi il giaccone perché altrimenti tutti vedono col sedere bagnato. Sembra mi sono fatta la pipì addosso. Perché? Pieno questo caffè, come potete vedere, è pieno di persone. È il momento di una piccola pausa e quindi ho preso una cioccolata calda e ho preso queste palline, si chiama qualcosa tipo apple skewer, una cosa del genere, però sono delle pallette che te le danno con la marmellata e lo zucchero a velo. Non so se sono tipiche di Natale o sono tipiche danesi o danesi del Natale, ma le vedo ovunque. Cioè, dopo quella piccola pausa sono tornata a Odense, mi sono fatta un giro, sono tornata al mercatino di Natale dove ho preso un vin brûlé, ha un nome particolare, non è proprio vin brûlé, e poi sono andata a cena. E sì, ragazzi, dopo tanti giorni di Smorrenbrot non ho resistito. Oops, I did it again. Allora, che capelli ho ogni volta. Mi sto facendo una passeggiata, essendo la mia ultima sera in Danimarca, e sto guardando dentro le case. Mi sto a fare i cavoli delle altre persone. Però ci stanno presenti, avete presente tipo le finestre proprio su strada, con le case proprio su strada e le tende aperte. Facendomi una passeggiata ho notato che una, due, tre, quattro famiglie quasi di fila guardavano la palla a mano. La palla a mano, ma che è uno sport nazionale danese la palla a mano? Cioè, in Italia io, se uno si guarda la palla a mano, penso che è un appassionato. Ma quattro famiglie tipo sulla stessa strada non mi è mai capitato. Se lo sapete lasciatemi un commento. Oh, ahia, mi fa male tutto. Ragazzi, sono tornata in hotel e domani mattina praticamente faccio colazione, torno a Billund, quindi devo prendere treno e autobus, praticamente lo stesso tragitto dell'andata. Se mi fanno rientrare, torno in Italia. Penso che finirò il vlog qui, questo primo vlog da tipo 5 mesi. Se non vedete nient'altro dopo questa clip, grazie di aver guardato, iscrivetevi anche su Instagram. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.